Uomini e donne, storia di Mario Cusitore su Instagram che racconta cosa l'ha fatto innamorare di Ida Platano. Ma Tina non gli crede. E adesso torniamo a parlarvi di Ida Platano e Mario Cusitore, in quanto ci sono novità. Nello specifico, il tutto è avvenuto tramite una diretta Instagram che l'ex corteggiatore ha avuto con Opinionista Social, dove lo stesso è tornato a parlare di Ida Platano e del loro rapporto nato nel programma. Ricordiamo che Mario è stato visto, diciamo, in flagrante mentre si vedeva con una donna in un B&B, ha ammesso quindi ciò che prima in trasmissione negava. All'ennesima segnalazione Ida Platano ha deciso di non farne più nulla, ma a quanto pare Mario Cusitore non sembra intenzionato a rinunciare alla dama di Brescia e ha dichiarato i giorni scorsi che tra lui e la Platano c'era un legame che andava oltre, o come ha detto lui, un legame profondo. Queste le parole che ha usato Mario Cusitore nell'ultima diretta. Paradossalmente, per il mio carattere, più uno è pesante più fai capire che è interessato, che ti vuol bene. A me piace più la pesantezza che la strafottenza. Forse proprio quello che mi piaceva era anche il litigio, la gelosia. Scrivimi, non scrivere alle altre. A me sta cosa piaceva che me lo rinfacciasse. Quindi sto dicendo che Ida sa bene quello che c'era tra noi, gli occhi parlavano. Parole che lette anche dalla consigliera Tina Cipollari, che non ha mai creduto nel campano e ha commentato il tutto dicendo che ancora a raccontare ste frottole.